ghiacciaio del Ruitor c'era un tempo un vasto alpeggio in cui per tutta l'estate pascolavano tante mucche e tante pecore? Al riparo della montagna più alta vi era una malga dove i pastori facevano il formaggio. Il padrone era un uomo grande e grosso, cattivo e avaro, che maltrattava tutti. Un giorno capitò fin lassù un povero mendicante, malvestito e affamato, che chiese al padrone una scodella di latte per poter inzuppare il suo pane diventato ormai duro. L'uomo, che stava trasportando un secchio ben pieno, lo cacciò via in malo modo dicendogli: «Piuttosto che dare a te questo latte, lo butto via!» E così dicendo, per dispetto, versò sull'erba il contenuto del secchio. Tanta cattiveria spaventò il mendicante. Solo il cane, per dimostrargli un po' d'affetto, andò a leccargli le mani. Egli lo accarezzò, poi, indicando i vasti pascoli, disse: «Fra non molto questi prati saranno tutti bianchi». E mestamente si allontanò lungo il pendio, ma dopo qualche passo si girò e disse ancora: «Guardate, arrivano già le nuvole nere». E infatti grandi nuvoloni scuri cominciavano ad oscurare il cielo. Tutti, uomini e animali, avvertirono allora che qualcosa di terribile stava per succedere. Le rondinelle spinsero i rondinotti fuori dai nidi, si raccolsero in stormi e volarono via verso valle. Le marmotte interruppero le loro attività, con fischi prolungati avvertirono i piccoli di rientrare in fretta nelle tane. I lupi uscirono dai loro nascondigli e in fila indiana si avviarono lungo i sentieri in cresta, attraversarono il valico e raggiunsero le foreste dell'altro versante. Le aquile volarono ancora più in alto, ben al di là delle vette, e scomparvero al di sopra delle nuvole nere. Poi, anche se era estate, cominciò a nevicare e nevicò per tanti giorni e tante notti. Tutto l'alpeggio fu ricoperto da un'immensa coltre di neve, che non si sciolse mai più. Ecco come si è formato il ghiacciaio del Ruitor, che tutti ammirano ancora oggi. Ma chi sarà stato quel povero mendicante? Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.